Fate questo compleanno. Scusate, vi prego, silenzio, vi prego di riportare correttamente la posizione del movimento. Non possiamo giocare. La prego, non si permetta a nessuno di dire che il movimento dica no a Draghi. Il movimento dice sì a Draghi. Lo ha detto quasi un anno fa, quando il Paese era in ginocchio, con una grande assunzione di responsabilità, consapevole anche del costo politico che avrebbe comportato. Noi abbiamo perso 40 parlamentari. Oggi, che la nave è ancora in tempesta, il Movimento dice sì a Draghi. Anzi, rafforza il suo sì, perché in questo momento il Paese è ancora in ginocchio. Le emergenze che c'erano prima ci sono ancora adesso, anzi si sono aggravate. Adesso viene anzi il momento più duro, perché i prossimi mesi, quest'anno, sarà ancora più duro rispetto al precedente. Quindi noi diciamo sì a Draghi, sì alla missione di cui l'abbiamo investito, e il Movimento è disponibile a rilanciare, a supportare l'azione di governo con grande responsabilità per un patto con i cittadini che vogliamo sottoscrivere tutti insieme, definendo le priorità dell'agenda politica dell'azione di governo. Letta è dello stesso parere, Presidente? Con Letta non ci sono differenze di valutazione, l'abbiamo detto dall'inizio, e anche il PD, le altre forze con cui stiamo lavorando, sono convinte per quanto riguarda. Non parlate più di vertice di centrosinistra, qui c'è un fronte progressista. Ognuno con le proprie sensibilità. Parliamo di fronte progressista. Il fronte progressista lo ha detto dall'inizio e siamo tutti allineati. Presidente super partes, autorevole. Stiamo lavorando per questo. E il Movimento 5 Stelle ha questa particolare sensibilità. Siccome guarda in faccia i cittadini, allora si fa l'attore di una premura, che il compromesso che è necessario, perché occorre una maggioranza larga, non si abbassi sino al punto di non avere un presidente autorevole super partes. Ma lo fate questo conclave, Presidente? Lo fate questo conclave, Presidente? Allora, ci confronteremo con i nostri amici della coalizione, ci confronteremo anche con le altre forze di centrodestra, aspettiamo a fare valutazioni. Lei mi parla della Casellati, non mi parla di un candidato qualsiasi, è una carica istituzionale. Mettere in gioco una carica istituzionale in un quadro di contrapposizione senza una soluzione condivisa sarebbe un grande errore, permettetemi, per il centrodestra. Innanzitutto un grande sgarbo istituzionale nei confronti della carica istituzionale della Presidenza del Senato. Quindi è chiaro che noi invitiamo le forze centrodestra a trovare un metodo e a lavorare in modo condiviso, senza nessuna iniziativa che metta a rischio le istituzioni. Grazie. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.